Lo abbiamo giocato in esclusiva per voi lettori di EveryEye.it, scoprendo un titolo veramente eccezionale. Watch Dogs è un free roaming da far girare la testa. Oltre al colpo d'occhio sempre al top, alla difficoltà ben sostenuta e stimolante, oltre alle adrenaliniche fughe in auto, quello che ci ha conquistato è stata l'eccezionale libertà d'azione. L'idea di avere il controllo dei sistemi tecnologici della città delinea insomma il profilo di un titolo strutturalmente studiato al millimetro, che ci permette di esplorare un numero incredibile di possibilità. Il tempo extra che si è preso il team di sviluppo, del resto, è stato speso proprio per assicurarsi che le possibilità legate all'hacking fossero davvero significative, in termini di varietà e situazione di gioco. Il compito può dirsi sicuramente riuscito. Per ogni missione, oltre all'approccio frontale ad armi spianate e a quello stealth, è anche possibile pensare a sistemi più ingegnosi, sfruttando le doti del protagonista o i suoi gadget. In ogni momento, insomma, si ha l'impressione di avere nelle mani le chiavi virtuali di Chicago. Che sia un montacarichi da alzare per raggiungere un'area specifica, o un semaforo da far impazzire per creare un ingorgo, o ancora un blackout che ci permette di agire indisturbati, punzecchiare l'enorme ecosistema cittadino costruito da Ubisoft è un'operazione che regala immense soddisfazioni. Prendiamo ad esempio gli inseguimenti in auto, frequentissimi e altamente spettacolari. Il modello di guida permissivo ma sempre reattivo assomiglia a quello di un arcade dai ritmi belli intensi. Solo che qui, oltre a tagliare le curve con il freno a mano, possiamo anche alzare i limitatori del traffico, sollevare i ponti, sconvolgere i semafori. Il gioco, insomma, fa di tutto per stimolare ad usare l'hackeraggio in ogni momento, e sempre con stile. In Watch Dogs c'è un sistema di potenziamenti che ci permette di migliorare le nostre qualità di vigilante. Lo skill tree è diviso in 4 rami, e con i punti guadagnati ad ogni level up si sbloccano abilità extra, che includono skill legate agli scontri a fuoco ed altre invece più tattiche. Per il momento, insomma, il problema della ripetitività concettuale che spesso affligge il free roaming sembra scongiurato. Certo, la struttura di base è ormai quella rodata dei franchise firmati Ubisoft. Qui, però, anche nel corso delle attività più mondane, si sente l'influenza di un mission design calcolatissimo. Ottima anche la narrazione. Aiden è un protagonista tratteggiato in maniera davvero brillante. Le linee di dialogo sono ben scritte, mature e cattive. Il nostro è insomma un anti-eroe metropolitano, un protagonista tormentato e ossessionato. Le migliorie tecniche non sono state fra i motivi principali del rimando di Watch Dogs, e del resto il colpo d'occhio del titolo Ubisoft lasciava già senza fiato. La caratterizzazione eccezionale della città la rende diversissima dalle altre metropoli videoludiche. La draw distance non ci fa mancare niente, sostanzialmente annullando il pop-in degli elementi in lontananza, e le texture sono definitissime. C'è ancora qualche modello poligonale non proprio incredibile, ma si tratta di elementi di contorno. Bisogna comunque sottolineare che rispetto all'ultima demo l'engine sembra decisamente ottimizzato e l'aliasing è stato vistosamente ridotto. Dopo mesi di silenzio ed una lenta operazione di rifinitura, torna Watch Dogs, il free roaming che vuole scombussolare le regole del genere. Il team di sviluppo ha lavorato per affinare le dinamiche di gameplay e il gioco che abbiamo incontrato ci ha esaltati come pochi altri titoli. Nonostante una certa consonanza strutturale con altri esponenti del genere, il lavoro dello studio di Montreal dimostra una varietà allucinante. La progressione sempre ben bilanciata e stimolante si mescola con una sceneggiatura che lascia il segno e con una direzione artistica dal carattere deciso. Ma è soprattutto la libertà di sperimentare che compiace, assieme alla capacità di generare una marea di situazioni tese, in cui prontezza, dinamismo e astuzia si rivelano fondamentali. Insomma, il 27 maggio è una data da segnare sul calendario di ogni videogiocatore. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andartene, basta.